Siamo in collegamento con il professor Francesco Menichetti, primario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, perché questa mattina proprio a Pisa è iniziata la sperimentazione degli anticorpi monoclonali AstraZeneca. Allora, che cosa è questo progetto? Bene, è un progetto di ricerca clinica molto importante. Stiamo partecipando a uno studio multinazionale che arruolerà 1700 pazienti. Siamo il primo centro italiano ad essere attivo. Oggi abbiamo già arruolato i primi due pazienti. Lo studio è randomizzato, controllato verso placebo, significa che un gruppo riceverà i monoclonali e il gruppo di controllo riceverà il placebo. Produrremo quindi dati di grande rilevanza scientifica. Il monoclonale AstraZeneca è un cocktail composto da due diversi anticorpi monoclonali, si somministrano per via intramuscolare sui due glutei, quindi. E è una terapia che viene proposta all'inizio dell'infezione per prevenire la malattia Covid grave, cioè blocca l'infezione e ne evita la sua trasformazione in malattia. Quindi è un presidio ambulatoriale, tipicamente ambulatoriale, che ha come obiettivo di ridurre la necessità di ospedalizzazione del paziente. Ancora quindi, professore, non si parla di cura. No, questa non è una cura salvavita, come qualcuno erroneamente rappresentata. I monoclonali hanno un loro corretto utilizzo nella infezione precoce, proprio per bloccare l'infezione all'inizio e impedirne la sua evoluzione in malattia. Questo è il ruolo dei monoclonali, un ruolo squisitamente ambulatoriale, se non addirittura domiciliare. A lei, professore, vorrei chiedere in conclusione di intervista come vede il rapporto di questo inizio di sperimentazione su Pisa degli anticorpi monoclonali AstraZeneca in contemporanea con quella già avviata da qualche tempo a Siena e quindi da Regione Toscana e dalla Fondazione Toscana Life Sciences. Beh, non c'è nessun contrasto, nessuna distonia, perché in realtà l'anticorpo di Toscana Life Science è in una fase preliminare, la fase 1 di sperimentazione volontari sani a Verona, e partiremo con la sperimentazione clinica controllata a maggio e noi saremo per quel tempo liberi dai impegni e pronti a dare il nostro decisivo contributo. Nessuna antinomia, ma una successione di sperimentazioni necessaria, anche utile a produrre dati che arricchiranno le nostre conoscenze sul ruolo dei monoclonali. Perfetto, quindi la sperimentazione pisana quando è che diciamo, raggiungerà il traguardo della sperimentazione e passerà e potrà passare ad Ma eventuale somministrazione? è semplice perché, come dire, questo è uno studio che arruolerà questo AstraZeneca 1700 pazienti in molti paesi, l'Italia darà il suo contributo, noi contribuiamo per soli 15 pazienti, oggi ne abbiamo fatti i primi due, quindi il nostro impegno sarà presto portato a termine, poi saremo impazienti di poter avere in sperimentazione gli anticorpi toscani. I risultati io direi per l'estate, ragionevolmente per l'estate.